www.moranoleggi.com. Elettrotaro Fornovo, televisori, elettrodomestici e tanto altro. Valfer, elettromeccanica, automazione e impianti elettrici. Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con le informazioni locali di TG Parmense. Questa sera abbiamo voluto iniziare con il video che avete appena visto, che è un ricordo di tutte le persone che hanno perso la vita a causa del coronavirus e in quei giorni tristissimi dell'anno scorso in cui le persone che morivano non potevano neanche essere salutate. Questo è il nostro tributo, così come è stato un tributo da parte di tutti i sindaci che nella giornata di ieri hanno ricordato queste persone davanti alle porte del municipio, ma anche davanti agli ingressi dei cimiteri dei loro paesi, proprio per andare oggi a trovarli, visto che l'anno scorso non era possibile avvicinarsi nei cimiteri e né tantomeno fare delle funzioni funebri. Ed è anche per questo che anche diverse parrocchie hanno deciso di ricordare i defunti da Covid suonando le campane alle 8 di ieri sera. Quindi se qualcuno dovesse aver sentito le campane suonare in un orario strano, il motivo era questo, proprio come è successo a Ozzano alle 8 di ieri, è stato un modo anche per ricordare il parroco di Ozzano che durante il periodo di lockdown ci ha lasciati, è andato in cielo, insomma. Ma andiamo avanti con il nostro telegiornale, purtroppo non è finita, come sapete siamo in zona rossa e vediamo con il prossimo servizio quali sono i dati del contagio. Abbiamo confrontato i dati del contagio al 2 di marzo con quelli al 16 di marzo, quindi a 3 giorni fa. Vediamo un po' quali sono qual è il risultato della nostra piccola inchiesta. Nell'ultimo telegiornale vi abbiamo mostrato la situazione contagi in provincia di Parma alla data del 2 di marzo. E questa era la cartina, una cartina fatta da noi colorando i vari comuni della provincia in funzione del numero dei contagiati positivi, quindi persone capaci di trasmettere il virus in quel momento, ogni 100.000 abitanti. In verde avevamo messo i paesi in cui c'erano 0 casi, in bianco quelli in cui c'erano da 1 a 50 casi, ribadisco ogni 100.000 abitanti, non nel paese. Da giallo da 51 a 150 casi, in arancione da 151 a 250 casi, in rosso da 251 a 500 casi, sempre ogni 100.000 abitanti in rapporto alla popolazione di ogni singolo comune. In blu da 501 casi a 1000 casi, in nero grigio più di 1000 casi praticamente. Vi ricordo che i dati sono da considerare ogni 100.000 abitanti, ovviamente in proporzione alla popolazione dei paesi. Chiaramente un paese come Varsi, colorato in giallo, non avrà 51 casi, ma un caso che porta ad avere un totale dei contagi pari a 51 casi ogni 100.000 abitanti. Per farvi una piccola anticipazione, pensate che Bore passa dal 2 marzo al 16 marzo, dal giallo in rosso, semplicemente perché c'è stato un caso in più. Quindi i dati di aumento dei contagi nei piccoli paesi devono essere effettivamente presi con le pinze. Nei grandi paesi i dati statistici sono ovviamente più attendibili. Ora vediamo invece qual è la situazione aggiornata. La situazione a 2 giorni fa, passiamo quindi al 16 di marzo. Siamo a 2 settimane dopo dalla prima cartina che abbiamo creato. Guardiamo subito qual è l'immagine. Questa è l'immagine, vediamo che la colorazione generale è peggiorata, ma qualche dato positivo c'è. Qui, come vedete, abbiamo rimesso in risalto come vengono calcolati i colori, come vengono definiti i colori,
Ribadisco, i colori non sono legati alla colorazione nazionale, è una colorazione che abbiamo fatto noi in maniera arbitraria. Ma vediamo quindi quali sono in questo momento le note positive. A partire dalla prima, Valmozzola è l'unico colore che rimane verde, quindi zero casi. Se prima ne avevamo diversi, adesso l'unico a rimanere verde rimane Valmozzola. Addirittura ci sono dei paesi che calano come numero di contagiati, ovviamente non può capitare a Valmozzola perché non si può scendere sotto lo zero. Il primo è Busseto, come vedete nella bassa, poi Roccabianca, anche qua nella bassa. In questi due paesi vi è un calo dei contagi in proporzione ai 100.000 abitanti. Lo stesso vale per Berceto, per Monchio delle Corti, il più penalizzato nel giorno del 2 di marzo, così come in Tizzano, Val Parma. Questi cinque comuni sono gli unici in cui il tasso di contagio ogni 100.000 abitanti cala, quindi notizia positiva e migliorativa rispetto al periodo precedente, ma purtroppo per tutto il resto della provincia la situazione non è questa. In tutto il resto della provincia il numero dei contagiati ogni 100.000 abitanti aumenta ed è per questo che vediamo che la colorazione è peggiorativa. La zona, come vedete, di Parma e della zona che passa vicino alla Via Emilia, quindi quella più ricca del nostro territorio, è tutta diventata blu. Se prima ce n'era solo una parte, adesso la parte rossa è diventata blu. Possiamo però identificare delle zone abbastanza simili. Una zona dell'Appennino Ovest che rimane meno toccato, abbastanza tranquillo e anche se ovviamente il peggioramento c'è stato anche qua, se vedete siamo passati da bianco verde a un giallo in alcune zone, anche una colorazione rossa, una zona anche qua più tranquilla che quella della bassa Parmense Ovest, anche in questo caso, e qui ci sono anche dati di calo del contagio, come abbiamo visto anche nell'altra zona. Abbiamo qua invece un'altra zona che è stata pesantemente toccata, nella zona del Monchio delle Corti, nella data del 2 di marzo. E però che si è estesa anche nelle altre zone, anche se però alcuni dati migliorano. Come vedete, Tizzano Val Parma passa dal blu di prima al rosso di oggi, quindi un calo, così come Monchio delle Corti ha avuto un calo del numero dei contagiati. Poi c'è la zona invece, come dicevamo, attorno alla Via Emilia, quella più ricca del nostro territorio, che è aumentata ed è diventata in buona parte blu. Insomma, il contagio sta continuando a crescere, anche se qualche dato, seppur piccolo, di calo del contagio in alcuni paesi si inizia a vedere. Speriamo che le colorazioni diventano progressivamente più chiare per poter ritornare pian piano alla normalità, nella speranza che quindi la definizione della zona rossa abbia portato a qualche esito positivo. Alla settimana prossima per la prossima cartina, confrontandola con le altre. Ma ci sono anche notizie positive sul fronte anti-Covid. Infatti, la Dallara Academy diventerà polo vaccinale per tutta la Valcena. Il gruppo Dallara ha deciso di aderire alla richiesta avanzata da Confindustria, mettendo a disposizione la Dallara Academy per aiutare la campagna nazionale anti-Covid-19. L'edificio didattico espositivo di Varano Melagari, quindi, non sarà solo un polo vaccinale per i dipendenti del gruppo Dallara, ma per l'intera popolazione della Valceno. Dall'Accademia a disposizione dell'ASL di Parma in attesa di conoscere con maggior dettaglio le linee guida e i protocolli del Piano Nazionale delle Vaccinazioni anti-Covid. Le parole dell'ingegner Dallara: non solo è doveroso, ma è un onore poter dare un contributo al Piano Nazionale anti-Covid. Fin dal momento dell'inaugurazione, la Dallara Academy è a disposizione del territorio per iniziative culturali e sociali. La nostra azienda è da sempre vicina in ogni modo possibile alla Valcena e alla sua popolazione. Crediamo fortemente nella responsabilità sociale di impresa ed essere d'aiuto alla comunità parmigiana in questo momento storico è motivo di grande orgoglio. Questo è il commento, come dicevamo, dell'ingegner Giampaolo Dallara, che peraltro ci aveva rilasciato anche un'intervista pochi giorni dopo la sua vaccinazione. Ora andiamo avanti, prima però vogliamo ricordarvi che il nostro telegiornale avrà l'appuntamento speciale come di consueto domenica alle ore 19 con Amarcord, con le commemorazioni dell'eccidio del Dordi avvenuto il 21/3/1945 e per Langhirano News, testimoni del tempo, la storia del rock. Ora il prossimo servizio nel Consiglio Comunale, la consigliera di opposizione Alici Venturini ha interpellato la Giunta sul perché non sono stati terminati i lavori di messa in sicurezza idrogeologica del pendio di Carona, fortemente promessi in campagna elettorale. Eravamo curiosi di capire se c'è una progettazione,
appunto è questa progettazione, se c'è una visione di intervento a breve termine oppure se questo termine si prolungherà ulteriormente per i prossimi 2 anni. Quindi insomma la curiosità sta nel capire a che punto siamo. Io ricordo che al termine del nostro mandato si erano fatti diversi incontri con l'impresa per cercare di capire quale fosse il miglior intervento che consentisse di sistemare questo sprofondamento, non dovuto a cause imputabili sicuramente al comune. Si parlava di un reporto di materiale che non era stato corretto e idoneo, e c'era una sorta di progettazione, erano stati valutati diverse idee, anche con una parte di spese e una previsione di spese rispetto all'intervento. Quindi appunto ci si chiedeva a che punto siamo adesso. Nei prossimi TG le risposte dell'assessore. Adesso vediamo qualche notizia breve. Continuano le visite del nuovo questore di Parma Macera nel territorio del Parmense. Il questore di Parma, dottor Macera, ha incontrato nella giornata di ieri il sindaco di Borgotaro insieme alla giunta e il comandante della polizia locale, dottor Emanuele Bonfiglio. Una notizia che riguarda le vaccinazioni: è finito lo stop alle vaccinazioni. Quindi il blocco delle vaccinazioni riprende la somministrazione anche a Parma e provincia dopo il via libera dell'autorità europea per i medicinali EMA e il parere positivo di AIFA. Riprende il 19 marzo anche a Parma e provincia la somministrazione del vaccino anti-Covid di AstraZeneca, sospeso lo scorso lunedì in tutta Italia. Vi ricordiamo che i vaccini sono sicuri e sicuramente eventuali conseguenze sono migliaia di volte inferiori rispetto a quello che si rischia nel non vaccinarsi. Adesso passiamo la linea, tra virgolette, a una nuova corrispondente da Felino. Vediamo chi è e di che cosa ci parla. Persone semplici per compiti importanti. Questo è il desiderio di Ivo Strini, presidente della Protezione Civile Gruppo Il Falco, associazione di volontariato con sede nella frazione felinese di Poggio Sant'Ilario Baganza. Da anni attiva dentro e fuori il territorio parmense. Molti compiti svolti dal gruppo, che è stato fondamentale in territorio felinese, soprattutto durante la quarantena dovuta al coronavirus, con il monitoraggio del territorio e con la distribuzione delle mascherine casa per casa. L'invito è aperto a tutti, giovani e meno giovani, ragazzi e ragazze, anche pensionati. Tutti possono diventare volontari del Falco ed intraprendere questa meravigliosa ed importante esperienza. Per iscriversi e per maggiori informazioni contattare il numero 348-41-20230 oppure inviate un'email all'indirizzo di posta elettronica procivarcilfalco@libero.it. Inoltre il gruppo Il Falco è attivo anche sui social network Facebook e Instagram. Da Jessica Borini è tutto, TG Parmense. Ora lo spazio di alcune decine di secondi di pubblicità per poi riprendere con le notizie di cronaca che arrivano dall'arma dei carabinieri e tante altre informazioni, anche il nostro omaggio a tutti i papà. Elettrotaro Fornovo, un negozio moderno di televisori, frigoriferi, elettrodomestici e tanto altro. Ottimi prezzi a 2 passi da te, anche dopo la vendita. Se serve aiuto, veniamo anche a casa tua. Ci trovi in via nazionale 127 Fornovo Taro, telefono 0525 2590. Mora Noleggi, noleggiamo attrezzature per tutte le vostre esigenze, mini escavatori, furgoni, pale e tanto altro. Ci trovate a Fornovo Taro, per informazioni www.moranoleggi.com. Valfer, elettromeccanica, automazione e impianti elettrici. A Parma, Lemignano di Collecchio, strada privata del commercio 13.
oltre 30 anni di attività nel settore dell'impiantistica e automazione industriale, progettazioni, costruzione di linee con gli standard tecnologici e di sicurezza più aggiornati, in Italia e nel mondo con personale altamente qualificato. Walfer, a Legnano di Collecchio, strada privata del commercio 13. Bentornati, veniamo con le notizie dall'arma dei carabinieri. Un 57enne distrugge la hall dell'hotel San Marco di Noceto. Due le pattuglie sul posto per bloccarlo. Questo è avvenuto giovedì 18 marzo intorno alle 2 di notte all'interno dell'hotel San Marco di Noceto. Un ospite, senza alcun motivo apparente, ha dato in escandescenza, urlando frasi sconnesse e iniziando a spaccare mobili su pellettili. L'uomo è attualmente ricoverato presso l'ospedale maggiore di Parma. Un'altra notizia: danneggiano un'auto con un'ascia, ricercati due uomini. I carabinieri della stazione di Parma San Pangrazio sono alla ricerca di due uomini che nel tardo pomeriggio di ieri, 17 marzo, prendendo un'ascia, hanno danneggiato 8 autovetture nel parcheggio davanti al locale Sound Caffè di via La Spezia. Salso Maggiore, presentazione del quarto rally di Salso Maggiore Terme dal 31 luglio al 1 agosto, con prove speciali in Valceno, a Vanano Melgaria, Pellegrino Parmense. Un'altra notizia breve, a cui si aggiunge anche questa: ospedale di Vaio grida spintoni e sputi nella notte, arrestato un 29enne. Nella nottata di ieri, a pronto soccorso dell'ospedale di Vaio, un giovane 29enne magrebino residente a Salso Maggiore, gravato da precedenti di polizia, probabilmente in preda ai fumi dell'alcol, presentatosi spontaneamente per farsi visitare, stava invadendo contro tutti i presenti, forse perché stanco di aspettare il proprio turno. Anche trasportato in centrale, sono continuati gli insulti contro l'autorità ed è per questo stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Come diciamo, la parte finale del nostro telegiornale è anche abbastanza lunga, dedicata alla festa del papà, la parte quindi legata anche a ricordi miei personali. Spero che però riescano ad essere presi e capiti come una cosa che riguarda un po' tutti noi, ma soprattutto possa essere uno spunto di riflessione per tutti, per capire cos'è stato, ma soprattutto cos'è il coronavirus. Il 6 di marzo dello scorso anno è iniziata la mia quarantena. Sono uscito di casa alla notte, poco prima di mezzanotte, per andare a fare il mio turno come volontario nell'associazione di volontariato di cui faccio parte, ma la mattina non sono rientrato a casa a causa di un contatto con una persona infetta da coronavirus. Quindi le mie bimbe mi hanno visto la sera prima alle 9:30, quando sono andato a letto, e la mattina non mi hanno più trovato a casa. La stessa mattina la maestra della mia figlia più piccola ha chiesto alle bambine di scrivere un tema. Fornovo, 6 marzo 2020. Testo: racconta come trascorre le tue giornate di questi tempi con le scuole chiuse. Da 2 settimane le scuole sono chiuse, ma non per una vacanza, ma per il coronavirus, un virus cinese che da poco è arrivato in Italia per la prima volta. I primi giorni sembrava una vacanza. Giocavo tutto il giorno con mia sorella, dai nonni. Giocavamo con il Lego della mamma, di quando era piccola, con le Barbie, le mini pon e gli altri giochi. Poi le giornate sono diventate noiose. Non si poteva più uscire. Iniziò a mancarmi la scuola, le amiche, le maestre, la danza. Tutte le sere chiamo la mia migliore amica e scrivo sul mio diario segreto. Poi, quando ho saputo che è arrivata a Collecchio, dove la mamma fa la dottoressa, ho iniziato ad avere paura. Però la paura più grande l'ho avuta oggi, quando mi sono svegliato e la mamma mi ha spiegato che papà forse non sarebbe potuto tornare a casa per 2 settimane. Questo perché è stato in pubblica questa notte, il dottore forse ha il coronavirus. Mi sembra di essere in guerra. Ho pianto tanto perché mi manca il mio papà. Inizio a pensare che il nome coronavirus non sia solo per l'aspetto, ma anche perché sembra il re d'Italia. Ha fatto chiudere le scuole, gli sport, ma noi lo dobbiamo sconfiggere. Ed era il video della mia quarantena, quella di cui si è parlato nell'articolo precedente.
di oggi l'avete scelto o è stato un caso? Questa è la mia cena. Buon appetito anche a voi. Quella è la neve che è rimasta da oggi, quindi iniziamo il reportage. Questa è la mia stufa pellet, quella è la macchina fotografica con cui ho fatto i TG in questi giorni e quello è lo sfondo del telegiornale. Questo è l'esterno di casa. Adesso... Ciao ragazzi, forza e coraggio, ciao! Marco, mi serve una consulenza tecnica, non mi si apre più la porta, cosa posso fare? Adesso smonto la vaniglia, ciao! Niente Marco, sono più veloce io della tua consulenza tecnica, sono riuscito ad aprire. Ciao! Questo qua è il ruscello che passa vicino a casa mia che è là in fondo. Adesso mi tocca... E via che si fa della legna! E eccomi, mi avete visto? Anche un video, non solo la foto. Ciao bimbe! Poi ragazzi, ho provato a spaccare la legna, ma mi è rimasto così. Troppa potenza nelle braccia! Bene le mani con la mucchina, ricordatevelo. Cavolo ragazzi, mi sono nati i narcisi. Secondo voi si possono mangiare, no? Perché inizio ad avere un po' di fame, eh? Adoro. Una passeggiata in paese, ho sentito il vigile di Varano, mi ha detto che se mi vede in giro che sono in quarantena mi arresta, quindi non si può. Comunque guardate, beh, sto per seminare patate, pensate che siamo pronte prima che muoio di fame? Scherzo, domani dovrebbe portarmi su da mangiare un ragazzo qua di Bardi, quindi mi sono già organizzato, ciao. Bimbi, voi mi avete fatto vedere i vostri fiori, vi faccio vedere quelli che ho qua. Visto che stanno partendo le giunchiglie? Ciao belle bimbe, vi voglio bene. Ragazzi, dicono che la musica dell'acqua sia rilassante, visto che abbiamo tutti molto bisogno di rilassarvi, adesso vi faccio vedere il ruscello di fianco a casa mia. Gli imbarcati non ho trovati, ma questo è il posto in cui spero mi portino la spesa e i sacchi di pellet. Poi devo portarli da qua a lassù. Cosa dite? Questa esperienza vi farà dimagrire un qualche etto? Salve a tutti, sono Giuliano, che pece. Con qualcuno ho già avuto contatto telefonico. Questo è un gruppo che ho fatto per i sindaci inseriti qua, sono quelli... Rieccomi Baldi Giovani, invece no, devo ancora mangiare, devo dire la verità, perché sto facendo il TG di questa sera. E visto che mi rompo, ho deciso di farlo tutte le sere fino a che non finisco sta benedetta quarantena, ragazzi, quindi c'ho da lavorare. Vabbè, lasciamo stare. Nata. E... Adesso mi prendo una pausa, non so perché, ma oggi... La mia prima e unica birra di tutto questo periodo, mi sono dimenticato di farmela portare su. Ciao. Tanti auguri papà, ci manchi, ti vogliamo bene. Thank you.
Volevo terminare il telegiornale di oggi con un abbraccio a tutti i volontari dell'assistenza pubblica e delle Croce Rossa che hanno dimostrato di essere fondamentali e tra virgolette dei piccoli eroi. Dei volontari che però non sono neanche stati contagiati perché le misure di sicurezza messe in atto hanno funzionato molto bene. La prova ne è che nessuno dei partecipanti alla squadra di cui ho parlato all'interno del servizio precedente è stato poi contagiato, compreso anche le due persone che sono state per tutta la sera in un'auto con la persona che aveva sintomi da coronavirus. Un abbraccio anche a tutti i ragazzi di questa squadra, in particolar modo alla mamma che ha dovuto per colpa della quarantena stare lontano dalla propria bimba che è stata portata in ospedale proprio in quei giorni, quindi immaginiamo quale possa essere stata la sua sofferenza. Un grande abbraccio a lei, alla sua bimba e a tutta la sua famiglia. Poi c'è anche un'altra cosa che volevo dire, un abbraccio alle mie bimbe che nonostante le lacrime del 6 marzo dell'anno scorso sono state orgogliose di avere un papà volontario e anche, tra virgolette, ovviamente sulle bimbe un pochino eroe. Quindi finisco con un sereno augurio di buona festa del papà a tutti, in particolar modo auguri a quei papà che l'anno scorso sono andati in cielo, così come quelli che ci sono andati quest'anno. Un abbraccio a tutti da parte di tutta la redazione di TG Parmense.